benvenuti al nostro appuntamento domenicale con le storie degli amici di Guido. Anche oggi vi racconteremo una storia fantastica. La storia di Gesù e il segno della croce. Allora, dovete sapere che nel Vangelo di questa domenica si racconta un episodio molto importante della vita di Gesù. Eh sì, bambini, ma avete riconosciuto? Sono io, ormai ci siamo già visti tante volte. Sapete che a un certo momento, dopo essere risorto al cielo, ho deciso di salire al cielo, così che gli apostoli possano rimanere da soli protagonisti della vita, della storia della Chiesa. Ma ho deciso di lasciare un regalo in modo tale che mi sentano sempre vicino. E allora Gesù, che stava per andare su in paradiso, per decidere quale regalo lasciare ai discepoli, agli apostoli, chiamò il capo degli angeli, che avete già visto in un'altra storia. Eccomi! Ciao bambini! Sono il capo degli angeli, il Signore mi ha chiamato. Ci sarà certamente una missione importante per me oggi. E infatti Gesù gli disse: senti, io adesso sto per salire al cielo, ma voglio fare un regalo ai miei discepoli, così che mi sentano vicino tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Allora lui, sapete cosa fece? Convocò gli angeli migliori che aveva a disposizione. Beh, tutti ci volevano andare, eh? C'era sempre la solita ressa di angeli, ma lui si fidava solo di loro tre. E chiamò prontamente la bella Fiorella. Ciao bambini, sono Fiorella, l'angela più bella. E dovete sapere che questi angeli qui, come abbiamo già detto, non avevano le ali per non spaventare gli uomini. Poi arrivò lei, Serafina. Ciao bambini, sono Serafina, a me piace tanto la musica. E infine arrivò lui, Serafino. Eccomi bambini, ciao, sono Serafino. Sembra che dorma, ma in realtà sono sempre molto presente. E insomma, allora, lui, il capo degli angeli, disse a loro tre: voi adesso dovete andare in giro, andate sulla terra, andate negli altri pianeti, andate dove volete, ma portatemi un regalo bello che Gesù vuole fare ai discepoli. Allora, sapete cosa gli portarono? I tre partirono subito, senza indugio, perché sono sempre felici di fare le missioni che il capo degli angeli gli dà. E via, andarono in giro per il mondo. E il primo ad arrivare, sapete chi fu? Fu Serafino. Guardate, portò una cosa bellissima. Oh! E subito il capo degli angeli gli chiese: ma Serafino, ma che cos'è questa cosa? Ma come? Questa qui è la famosissima bicicletta spazio-temporale. Una bicicletta spazio-temporale per andare in giro nelle varie epoche, nei vari posti. Ma come funziona? Gli disse. Beh, funziona più o meno come una bicicletta. E se piove? Ma se piove non c'è problema, perché la bicicletta spazio-temporale e anche c'ha un riparo. Ma la posso provare? Disse sì, allora adesso ve lo faccio vedere io, perché lui fa fatica un po' con le gambe. Ci sono gli occhiali spirituali, c'è quello per il traffico. E poi quando si arriva in piazza, lo shofar, il corno ebraico, per richiamare tutti a sentire la parola degli apostoli. Dovete sapere che nel fare queste prove successe una cosa molto strana, perché il capo degli angeli la volle provare. Disse: vabbè, proviamo a fare un giro su questa bicicletta spazio-temporale. Allora cominciò a pedalare, però gli scappò di mano il pedale. E sapete dove finì? Oh, finì in mezzo al mare, aiuto! Ma c'è dell'acqua qui, che stava quasi per annegare. E poi non solo stava per annegare, ma mentre era in mezzo all'acqua arriva fuori una specie di balena che cerca di mangiargli i piedi. Oh! Allora il capo degli angeli disse: no, Serafino, bella, eh? Bella la macchina, però
Questa qui, secondo me, non è adatta per gli apostoli. Allora decisero di vedere invece cosa aveva portato la bella Serafina, perché anche Serafina era andata in giro e aveva trovato una cosa di quelle che piacevano a lei. Disse: sì, io ho trovato un cappello magico. Un cappello magico? Sì, ma come funziona? Il cappello magico funziona così: che te te lo metti, te lo giri, e poi c'è la cuffia magica, e poi con questo qui vai in giro e l'attacchi alle persone e senti cosa pensano, così che dopo gli apostoli possono raccontare loro il Vangelo di Gesù. No, 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 questa qui non va bene, non va bene, perché non bisogna spiare le persone, bisogna che vengano liberamente. Allora, oh, era rimasto solo il regalo di Fiorella. Fiorella arrivò e disse: ma anch'io ho trovato una cosa, ho visto un artigiano, una specie di nonnino, che stava intagliando il legno e aveva fatto questo, un crocifisso che ricorda l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti dissero: sì, è questo il grande regalo che Gesù farà ai suoi discepoli, il segno della croce che ricorderà loro quanto il Padre, il Figlio e lo Spirito li hanno amati e amano tutti gli uomini. Per oggi abbiamo finito, ma ci vediamo la prossima domenica. Ciao bambini!